Buonasera a tutti cari amici, siamo qui per parlare di calcio femminile nel dettaglio, la super sfida che è finita 5 minuti fa tra la Juventus e la Fiorentina. Si è conclusa 2-0 per la Juventus, doppietta di Martina Rosucci, tra l'altro primo gol mostruoso, secondo bello, bello anche il secondo, ma il primo ha qualcosa veramente di pazzesco e quindi sicuramente. E la Juve ha meritato di vincere, ma la Fiorentina ha fatto una buona partita, solo che la Juve è più forte tecnicamente. È stata una partita ta tattica nel primo tempo. Rosucci l'ha sbloccata con sto gol da 30 metri, pazzesco, che ha veramente poi incanalato la partita in una certa direzione, ovviamente, visto comunque il vantaggio bianconero. La Fiorentina poi ci ha provato, ha avuto anche delle belle occasioni, non le ha sfruttate al meglio e la Juve poi alla fine ha colpito la seconda volta, ha preso prima la traversa con Aurora Galli, poi c'è stato un paio di occasioni importanti per la Fiorentina e poi alla fine l'ha chiusa ancora Rosucci con la sua doppietta, anche lì un gran gol, poi la Juve addirittura ha avuto tante palle gol per chiudere definitivamente la partita, gol della Rosucci è arrivato al 79esimo, poi ha avuto altre 3-4 palle gol per ampliare il risultato, non sono state sfruttate, clamorosa soprattutto quella capitata sui piedi della Bonansea tirata fuori. Però c'è da dire una cosa, che questa Juve è entrata a piedi uniti su questo campionato, lo vuole portare a casa, vuole vincere, vuole portare a casa il titolo femminile e secondo me ha già lavorato bene per farlo, perché è andata a prendersi praticamente la nazionale italiana. La nazionale italiana è divisa in due tra Juventus e Fiorentina. Io ho visto oggi, sinceramente, ho visto una differenza tecnica tra la Juve e Fiorentina. Fiorentina che ha delle giocatrici fortissime ed è sicuramente stranamente dietro, perché la Fiorentina adesso ha 12 punti dalla Juve, ma secondo me è veramente lei la squadra più forte del campionato. Calcoliamo quello, una serie di fattori non gli hanno permesso di fare alcuni punti e adesso comincia a essere tanto il distacco tra la Fiorentina e le bianconere. Che vi devo dire? Vi devo dire che la Juve in 2 settimane ha battuto il Brescia a Brescia 4-0 e la Fiorentina in casa sua a Torino per 2-0. Quando batti le squadre più forti del campionato con due risultati rotondi così, chiaramente vuoi far capire agli altri di voler portare a casa il titolo e la Juve lo vuole portare a casa. Migliore in campo sicuramente la Rosucci. Peggiore, io faccio fatica a trovarla, dico per la Juve ovviamente sempre, metto la Bonansea perché ha fatto un po' di errori, forse dovuti alla stanchezza, però francamente direi che la Juve ha meritato nettamente la vittoria. Bene ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento per il calcio femminile, vi do appuntamento, c'è il turno infrasettimanale, quindi vi do appuntamento in settimana perché ci sarà il derby delle Juventus, la Juventus Women contro la Juventus calcio femminile e sarà interessante vedere due squadre con lo stesso nome giocare e vedremo come andrà a finire. E la prossima partita la Juve poi se la giocherà a Ravenna contro appunto Ravenna Women. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!